poter portare le mie idee anche fuori dal mio territorio, dalla mia città, credo che sia qualcosa di veramente molto bello. Perché far parte di questa famiglia? Io la considero una famiglia. Perché rappresenta una importante alternativa, forse l'unica alternativa giusta a quelle che sono le ideologie di destra e di sinistra, a quelle che sono le tante promesse che partiti di destra e di sinistra hanno fatto in tutti questi anni. Partiti che hanno mostrato di avere una grande nostalgia, ma attraverso la nostalgia noi non riusciamo a risolvere i problemi. Abbiamo bisogno di cambiamenti, abbiamo bisogno di riforme e soltanto con Calenda e con Matteo Renzi forse questo obiettivo possiamo raggiungerlo. Siamo in un momento molto difficile, il nostro paese si trova in un momento molto difficile. È un polo che si pone in netta connessione con quella che è l'ultima fase della legislatura che si è conclusa e quindi con tutte quelle riforme e quegli interventi in natura economica e sociale voluti dal governo di Mario Draghi. Noi diciamo sì ai rigassificatori, quindi a mettere in sicurezza dal punto di vista energetico l'Italia, diciamo sì ai termovalorizzatori perché non è possibile che dalla Puglia i rifiuti vengano portati nel nord Italia, diciamo sì alla revisione del reddito di cittadinanza, alla revisione, non alla cancellazione del reddito di cittadinanza perché ha creato grandi distorsioni nel mercato del lavoro, diciamo sì al salario minimo per tutelare i lavoratori più deboli nel mercato del lavoro, diciamo sì all'europeismo, quando oggi abbiamo chi vorrebbe scambiare ecco, Mattarella, due Mattarella per un Putin, diciamo sì all'atlantismo quando oggi teniamo delle forze politiche che sono contro l'allargamento della NATO. Ecco, vedete, siamo per l'Italia della responsabilità. Finalmente le tante volte, le tante richieste che sono giunte dal territorio per il territorio, oggi concretamente esiste la possibilità di mandare un uomo del territorio, un uomo di una comunità, qual è non soltanto Bicelle come espressione, diciamo, di partenza, ma l'intera Abate, l'intero collegio di Foggia, un uomo che penso possa dare umilmente un contributo alle tante problematiche che esistono sul piatto e che credo non possono essere risolvibili dalla mattina alla sera. Io vi devo dire la verità, non ho ancora compreso effettivamente perché siamo in campagna elettorale, il che dovremmo porcela come domanda, perché poi dopo il 25 i problemi che c'erano ci sono e ci saranno.